Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro quello che faccio prima di andare al lavoro. Tenete conto che il video dura una manciata di minuti, 8 minuti più o meno, e invece io sono stata sveglia circa quasi 2 ore prima di andare al lavoro. Quindi prima cosa che faccio, apro le finestre, caffè d'obbligo, in santa pace, 2 biscottini, mi metto sul divano, accendo il televisore, una manciata di minuti, mi godo il caffè e penso un attimo. Ecco, come vi dicevo, pace finita perché si è svegliata lei prima del solito. Vabbè. Questa cosa che state vedendo invece l'ho implementata nella mia routine, diciamo, da qualche giorno. È qualcosa di incomprensibile secondo me agli occhi degli altri, però non mi interessa. Non è un giornale, un libro, un diario della gratitudine, ma è semplicemente un mettere giù tutto quello che sono, non le idee o gli appuntamenti o gli impegni della giornata, ma quelli che sono semplicemente i pensieri. A che cosa serve? Aiuta uno a liberare la mente e aiuta due a immedesimarsi nella realtà che si vuole. È un discorso un po' complicato, soprattutto per chi non è ben addentrato nella situazione, ma un giorno capirete. Dopo che ho finito questa mia piccola routine, invece, sistemo la cucina. Quindi se la sera precedente ho messo in funzione la lavastoviglie, il mattino dopo la svuoto perché poi questa va riempita subito. Oggi prevedeva minestrone, quindi in questo momento mi vedrete preparare il minestrone, un minestrone preso fresco, lo faccio nella pentola a pressione che però non cucinerò all'interno della mia cucina ma fuori sulla piastra elettrica che mi aiuta tantissimo per la questione odori, quindi cucinando fuori qualsiasi cosa non rimane l'odore in casa. Ci sono anche loro, quindi oltre ai figli devo dare da mangiare anche i gatti e questo la mattina tocca a me. Invece a pranzo e a cena tocca a Nicola. Rigorosamente prima di andare al lavoro il letto, perché almeno quello, la cucina più o meno è sistemata, ma il letto bisogna farlo. Comunque nel mentre mi stavo dimenticando che avevo il minestrone sul fuoco. È stato più o meno più di 20 minuti. Sì, più di 20 minuti, vabbè. Comunque il cucinato spento. Quindi a pranzo mio marito è pronto. Sacco di corno che esco. Sono le 8:06, Antonio si è preparato la merenda da solo e si vede. Do giusto una piccola rassettata e andiamo via.
8 e mezza devo andare.